ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Io sono qui oggi per spiegarvi un po' di cose, per spiegarvi tutte queste mie assenze eccetera. Vi devo chiedere scusa sia a voi sia ad altre persone che vi spiegherò nel video. Piano piano ci arriviamo. Allora devo chiedere scusa a voi, perché partiamo dall'inizio. Allora facciamo così: io mi sono iscritto a YouTube a settembre del 2014 e devo dirvi la verità, vi ho preso in giro, fra virgolette preso in giro. Io ho cominciato YouTube all'inizio perché volevo avere successo e perché ovviamente avevo passione nel far video, cioè passione per modo di dire. Mi piaceva quello che facevo e poi dopo è diventata una passione fare video, insomma. Diciamo così. Però devo dirvi la verità, più che altro era poter far successo. Il mio scopo all'inizio era questo su YouTube, infatti mi scuso con voi perché diciamo che vi ho preso in giro, tra virgolette. Questo video è così, avviso aperto, voglio esprimere tutto, vi voglio dire tutto perché è uno sfogo, un video sfogo, perché ho bisogno di sfogarmi, perché comunque sia quelli che pensano che per me YouTube non valga niente, non è assolutamente vero, perché YouTube praticamente è il mio hobby, anche se non sembra, anche se lo faccio poco, però adesso ci arriviamo nel motivo. Quindi ragazzi, veramente vi chiedo scusa per se non ho pubblicato mai video, se ho detto che li pubblicavo uno ogni due giorni, ogni tre giorni. Non è stato mai così, ne ho pubblicato uno al mese più o meno, se fai il conto, più o meno. Quindi ragazzi, veramente voglio chiedere scusa per le mie enormi pause, però voglio anche ringraziare perché comunque sia, nonostante pubblicassi pochi video, il canale non dico che sia rimasto attivo, però tipo non avevo pubblicato video per due mesi. Ho ripubblicato l'ultimo video con Bronx, che poi arriverò anche a lui, e ha comunque fatto 18 mi piace, mi sembra, o 20, non mi ricordo. E per un youtuber piccolo che comunque non pubblica mai video, diciamo che mi rendo orgoglioso, ecco, orgoglioso di voi che comunque se rimanete sempre iscritti anche se non pubblico mai video. Poi voglio passare a delle persone a me molto care che ho conosciuto sul web, che sembra strano, ma le migliori amicizie nascono anche sul web, sono quelli della mia crew, gli Anarchy Gamer. Diciamo che io ho stretta amicizia con tutti là dentro la crew. Poi in particolare ho stretta amicizia con Seb, Ricky, Sebastian, Nelson, Ricky, quello degli SR World, e Just Bronx. Però fra tutti e tre soprattutto con Just Bronx, perché come avete visto ci ho fatto anche l'ultimo video, ecco, che tra l'altro vi spiegherò tutto oggi, sarà un video forse lungo, non lo so, vedremo. Allora, io parto col chiedere scusa a tutti, prima di tutto a tutti, della mia crew, perché negli ultimi due mesi non è stato un periodo molto facile per me, perché comunque sia, io lavoro, ho un lavoro, lavoro dal lunedì al venerdì, mi alzo alle 6:30, ritorno a casa all'1, parto il pomeriggio alle 2:30, ritorno alle 5, quindi per me non è facile pubblicare anche video, ma soprattutto stare dietro a una crew, non è facile. Però mi ci metto di mezzo anche io, perché 10 minuti anche per scrivere ragazzi come state ce li potevo avere, invece me ne sono altamente fregato e vi chiedo scusa. Chiedo scusa perché non sono stato mai attivo con voi, non ho mai interagito, sono stato sempre distante in questi ultimi due mesi. Io vi chiedo veramente scusa, scusa a tutti. Poi voglio chiedere scusa a Bronx in particolare, perché mi ha scritto, se ci ripenso mi arrabbio con me stesso, mi ha scritto un messaggio perché sapeva della mia situazione, avevo detto ragazzi scusate, in questo periodo sono un po' così, bla 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 eccetera. Non l'avevo spiegato come sto spiegando adesso, però più o meno a grandi linee. Lui mi ha scritto se mi considera amico, cioè, insomma, praticamente mi ha detto hai un amico cui appoggiarti se sempre mi consideri tale come ti considero io. Io non gli ho neanche risposto e mi vergogno perché non se lo meritava comunque. Cioè, meritava una risposta, almeno. Però ragazzi, anche per questo periodo per me non è stato facile, tra lavoro e tutto, è stato un periodaccio, quindi io vi chiedo scusa a voi veramente, questo è un video di scuse e anche un video di promesse fra virgolette. Io voglio promettervi una cosa, io ho in mente tanti progetti, quindi ragazzi io voglio promettervi una cosa, che io ci tengo molto a YouTube, anche se non sembra, ma ci tengo molto, moltissimo. Io vi prometto una cosa, vi prometto che farò in tutti i modi per portarvi dei video, non più uno al mese ovviamente. Io non vi prometto che ci riuscirò, perché se no voglio dire, vi prometto che tra due giorni esce un video, magari non è così. Io però vi prometto che ce la metterò tutta. So che è poco,
però fidatevi che per me è tanto. Questa è una promessa reale che ve la faccio, vi prometto, ce la metterò tutta a portarvi un video. Io questo video lo userei proprio anche come proprio la presentazione del canale. Qui veramente avete visto Mattia, più che Just Matti. Avete visto me, veramente. Io quello che avevo da dire l'ho detto. Quindi ragazzi, se volete lasciate un mi piace, anche un commento, insomma fate voi. Sicuramente finito questo video dirò ah cavolo dovevo dire, però ecco quello che ho in mente adesso l'ho detto. Forse dopo mi verrà in mente qualcos'altro, però quello che avevo in mente l'ho detto adesso. Quindi ragazzi, niente, adesso vado a registrare un gameplay, non so quale sia, adesso vediamo. Il primo gioco che mi viene in mente non è FIFA, questo già ve lo dico. Il primo gioco che mi viene in mente lo faccio, ormai la prendo così, quello che ci voglio registro. Quindi ragazzi, niente, io vi saluto, spero che siete arrivati comunque in questa parte di video, perché molti magari vedono i primi 3 minuti, poi si scazzano via il video, vado a vedere un gameplay di FabG. Spero che siete arrivati in questo punto del video, non so, non è un video comico, è un video, però l'ho detto, è la mia presentazione del canale. Niente, vi saluto e ciao, bella.